Oggi vedremo due versioni della fonda all'indietro con il landmine. Per prima cosa dobbiamo portare il bilanciere in posizione di rack come abbiamo già visto e a differenza dello squat in cui avevamo i piedi più indietro e che eravamo col carico contro il bilanciere, questa volta dobbiamo posizionarci come per partire con una fonda normale, quindi in ponte isometrico con i piedi sotto gli occhi e col busto dritto. Da questa posizione non dobbiamo fare altro che eseguire un normalissimo affondo, come se fossimo corpo libero, nel mentre la parte superiore del corpo deve afferrare con forza il bilanciere e tenere stabilizzato completamente il cingolo scapolare, quindi le spalle sono sempre indietro e in basso. Da questa posizione, con i piedi un po' più stretti del solito, porto il bacino in antiversione, carico tutto il peso su una gamba e vado all'indietro eseguendo un affondo. Qui è molto importante, come per un affondo normale, non andare verso il basso e spingere il ginocchio verso in avanti, cosa che potrebbe risultare facile avendo il bilanciere che ci spinge all'indietro e quindi magari verrebbe da cadere dritti. Noi non dobbiamo focalizzarci troppo sull'azione del bilanciere. Dobbiamo solo tenerlo stretto, posizionare le spalle in postura e pensare ai movimenti che deve fare l'anca, quindi il fulcro di tutto l'esercizio. Dobbiamo caricare all'indietro mentre si scende, tenendo carico gli ischi crurali, per poi estendere le anche quando torniamo in avanti. Quindi, inspiro. Porto le anche indietro, carico il peso su una gamba, eseguo l'affondo, scendo con l'anca all'indietro in maniera da caricare i scapolari e poi estendo le anche contraendo i glutei. Inspiro, porto indietro le anche, porto il peso sulla gamba destra, eseguo l'affondo, stando attenzione di stabilizzare bene questo ginocchio, non all'interno, sempre spinto verso l'esterno, ma comunque sopra il tallone. E da qui spingere in avanti estendendo l'anca. Nella seconda versione della fonda all'indietro abbiamo due possibilità, ma entrambe partono con noi a fianco al bilanciere. Nel primo caso eseguiamo uno stacco da terra, afferriamo il bilanciere mettendo in tensione gli scapolari e eseguiamo uno stacco. Posizioniamo bene la spalla in postura e da qui partiamo con un affondo. Quindi, solito, stesso di prima, carico le anche, porto il peso sulla gamba esterna e eseguo l'affondo, sempre andando indietro con le anche. Mi assicuro di non andare verso il basso tenendo il busto dritto e caricando il ginocchio, magari alzando anche il tallone. Invece devo spingere indietro le anche, tirando indietro il ginocchio, mettendo in tensione gli ischi crurali. Qui devo stringere forte con la mano senza piegare il braccio, quindi estendo, spalla indietro, dorsale attivo che stabilizza la spalla, anca all'indietro, mettendo in tensione gli scapolari e poi estendo l'anca. Inspiro, porto indietro le anche, carico questa gamba, eseguo il fondo andando indietro e poi estendo. Inspiro, carico indietro, scendo. Se riesco non tocco per terra con il disco. Il secondo modo di eseguire questa versione è partire sempre a fianco al bilanciere e eseguire un affondo, questa volta a corpo libero, senza partire con lo stacco, andare ad afferrare il bilanciere, sistemare le spalle e partire direttamente con l'affondo. Quindi inspiro, carico le anche, scendo all'indietro e estendo. In entrambe le versioni lo schermatore è lo stesso, quindi non cambia sotto questo punto di vista, ma su una andremo a lavorare di più anche sulla parte superiore del corpo, mentre nell'altra sarà un po' più scarica, ma andremo a lavorare più sulla presa, dato che sarà una sola mano a dover sostenere il bilanciere. Sono utili entrambe le versioni, dato che poi dovremo collegarle ad altri esercizi, quindi andrebbero allenate entrambe. Vediamo alcune ripetizioni per entrambe le versioni.